Capitan Gigi, bentornato in nazionale, insomma hai rilasciato delle dichiarazioni importanti questi giorni, hai detto voglio questo mondiale, stiamo lottando per arrivarci. Si è visto che siete ancora un pochino indietro di condizione, nonostante comunque il talento a questa nazionale non manchi. No, è sempre utile fare queste partite, così vedi dove devi lavorare un po' di più. Sì, la condizione sarà migliore sicuramente, però dobbiamo continuare a lavorare. E appunto è un'occasione per giocare a basket, che l'allenamento è importante, ma poi le partite aiutano sempre di più. Presidente Petrucci ha detto che tu potresti essere il suo successore come presidente una volta che appenderai le scarpette al chiodo. È molto lontano questo momento, ma ti piacerebbe? No, ringrazio Presidente, perché comunque è stato un bel attestato di stima, però voglio fare ancora per tanti anni giocatore, quindi adesso mi diverto tanto a giocare, poi vediamo cosa succederà. Sei tornato e hai trovato un gruppo profondamente rinnovato con tante certezze, che sono le persone che sono praticamente cresciute con te in questa nazionale, e tanti ragazzi giovani. Come si spiega a questi ragazzi l'amore per la maglia azzurra e il rispetto per questa maglia? Se no bisogna sentirselo un po' dentro. Poi si spera che un ragazzo, quando da giovane, per me era così, vedere la nazionale era qualcosa, un obiettivo, no? Da raggiungere. Tanta fatica, tanti allenamenti, perché non è scontato esserci, tanti giocatori vogliono essere in nazionale, ma non soltanto 12 alla fine ogni anno ci sono, c'è tanto lavoro dietro e quindi bisogna approfittarne, giocare non solo per se stessi, non solo per i compagni, ma anche per tutti i tifosi e per tutti quelli che, lavorando magari anche più di te, non ce l'hanno fatta. Polonia e Ungheria sono i prossimi ostacoli più duri che vi aspettano nella corsa al mondiale, le conosci, sai già dirci qualcosa su queste squadre? Sì, i giocatori un po' li conosco, però ancora di squadra non siamo entrati nel dettaglio. Penso che pian piano, come ci avvicineremo alla partita, cominceremo a parlarne sempre di più per preparare queste due partite. Uscendo un attimo dal discorso nazionale, entrando nel discorso club, quest'anno volete ridare l'assalto a quell'Eurolega che l'anno scorso vi è sfumata per pochissimo, e sappiamo che per te è stata un po' una ferita aperta che ti sei portato a lungo, quindi quest'anno il Fenerbahce è ancora lì e ci riprova ancora. Sì, l'obiettivo è sempre quello, andare lì e sai, avere l'obiettivo di vincere, non siamo i soli ad averlo, l'obiettivo è essere Final Four, che già sarebbe un altro bel risultato, e poi lì sono due partite e te la giochi. Mi ho fatto veramente bene in questi 3 anni, 3 finali non son poco col titolo, e riesserci è un obiettivo che abbiamo, ed è bello avere obiettivi così importanti, perché così va in palestra, c'è tanto da lavorare per stare a quei livelli. Perfetto, allora ti lasciamo a tutti i tuoi piccoli fans che ti aspettano. Grazie. E ricordiamo che sei Rinasco Gigione, sì.